Posso andare? Allora, volevo dirvi questo, gli esordi sono sempre insidiosi, perché tu hai lavorato, hai lavorato, hai lavorato, però poi non sai alla prova dei fatti quello che ti succederà. Io ho fatto stagioni, non so, mi ricordo una stagione a Ostenda, in Belgio, dove facevamo un precampionato da imbattuti, anche contro squadre di livello europeo, e poi perdemmo la prima in casa, tragedia. Altre squadre facevano una stagione, una pre-stagione, perdendo quasi sempre, vinta la prima, dimenticato tutto. Quindi, alla fine dei conti, il primo passo che tu fai nel campionato è sempre molto importante, a maggior ragione quando vieni a giocare con una squadra di grande talento offensivo come Ferrara, Alessandro Amici, i due americani, tra l'altro Campani, una squadra Bertetti, una squadra molto perimetrale, una squadra molto perimetrale, contro la quale no, la nostra taglia poteva rischiare di soffrire. E invece, e questa è la cosa della quale sono più contento di tutto, abbiamo preso 59 punti da una squadra di attaccanti in trasferta e il dato più importante è che dopo i 20 subiti nel primo quarto, ne abbiamo subiti 10, 14 e 15, dei quali 5 onestamente non voglio mancare di rispetto a nessuno, ma babbo morto, nei quarti successivi. E questo è quello che per una squadra di alto livello ti dà garanzia, perché oggi abbiamo fatto 1 su 12 da 3 punti, cosa che non ci succedeva nei miei 3 anni di Udinese, onestamente non me lo ricordo. 1 su 12 da 3 punti, aggiunto al canestro 3 punti segnato da Tommaso Fantoma, che è un giocatore di straordinaria futuribilità e non soltanto futuribilità, nel finale. Quindi 1 su 12 più 1 su 1 di Fantoma, che diventa 2 su 13. Quindi, sommando questi tre elementi, difficoltà dell'esordio per tutti, per noi, per Ferrara, per tutte le squadre del mondo. Qualità specifiche di Ferrara, cioè grande perimetralità, grande capacità di aprire il campo con tiro a 3 punti anche con i lunghi e percentuali da 3 punti che credo non abbiamo mai avuto in 3 anni in cui io sono qua, questa per me è una vittoria particolarmente importante. Tenete poi presente che noi abbiamo giocato tutto il precampionato con un quintetto. Che alla luce di influenze, problemi fisici che abbiamo avuto l'ultima settimana, abbiamo dovuto completamente modificare. Cioè, abbiamo giocato tutto il precampionato con Antonutti nel 4, Gaspardo nel 3 e così nel 5, e Mihang dalla panchina, tutto il precampionato. Oggi abbiamo dovuto cambiare tutto. E in più è facile per un allenatore, diciamo così, guidare un giocatore del talento di Brisco. Però è chiaro che questa era la prima partita fuori dal 5 contro 5 in allenamento che Brisco fa con noi. So per averla vissuta questa esperienza, grazie al cielo, diverse volte nella vita, che inserire uno bravo è molto più semplice che inserire uno scarso. E lui è molto bravo in assoluto e a maggior ragione in questa categoria. E il dato che mi interessa più rilevare non sono tanto i punti che ha segnato, quanto i 7 assist, che hanno consentito a molti suoi compagni di tirare aperti. E questa sera si è visto come una scelta che non sempre ha premiato in questo campionato, cioè quella delle due guardie americane, quando attorno ai giocatori come Mian, come Cusin, come Antonutti, come Gaspardo, come Mussini, come Mattia Palumbo, come Ethan Esposito, allora diventa una scelta premiante, soprattutto se questi due ragazzi stranieri capiscono dove sono arrivati, capiscono cosa vogliamo da loro e capiscono il momento. Nel senso che mai né, diciamo, nessuno dei due ha violentato il gioco e quando lo hanno fatto, soprattutto Brisco, che ha caratteristiche di uno contro uno difficilmente contenibili, lo hanno fatto sempre producendo per gli altri, perché dalle penetrazioni di Brisco sono venuti fuori 7 assist, vuol dire 7 tiri realizzati grazie alle sue iniziative. Quindi onestamente sono contento. Abbiamo già sabato prossimo un impegno durissimo in casa con l'unica squadra di Serie A2 che ci ha battuto fino a oggi, che è San Severo. E non parlo di rivincita, parlo soltanto della consapevolezza che si va a giocare contro una squadra che ci ha battuto, l'unica. Abbiamo vinto fino a questo momento su 7 partite giocate contro squadre di A2, 6 ne abbiamo persa una di 2 punti, meritatamente, perché San Severo ci ha battuto meritatamente in Supercoppa. Per quanto riguarda Ferrara, credo che sarà un campo difficilissimo da espugnare. Spero di vedere per una squadra e per uno sforzo societario così importante, ho letto sui giornali che si è riusciti a risolvere dei problemi economici proprio negli ultimi giorni, io credo che questi sforzi in un momento come questo vadano premiati e quindi mi auguro
che il pubblico di Ferrara venga a sostenere questa squadra che se lo merita, perché è ben allenata e gioca una pallacanestro interessante.